Salve a tutti, sono Vodka Forsyth Z e oggi iniziamo una nuova piccola rubrica all'interno del mio format Vodka Station. Dunque, in questa piccola rubrica vedremo i giochi modificati, cioè, o meglio, le ROM modificate per Game Boy dei giochi, di diversi giochi che sono stati fatti, quasi tutti Pokémon, anzi, oserei dire tutti Pokémon. Sono i giochi principalmente modificati per Game Boy. Dunque, vedremo quindi questa piccola rubrica, tutte le versioni di Pokémon solitamente della prima serie, modificati per l'appunto. Oggi, per esempio, sono su Pokémon 2, che non è nient'altro che la versione di Pokémon della prima generazione modificata. Basta cosa dice la storia, nient'altro che lo stesso gioco, però, come si chiama? È login, come dice il gioco, come dice il professore, così è, come se fosse un giocatore che lo rifà da capo. E infatti ci sono delle battute alla Capitan Ovvio e alle volte anche un po' volgari, ecco. E come, infatti la storia è semplicemente rigiocare da capo il gioco, come la prenderebbero i protagonisti se dovessimo rigiocare da capo davvero, cioè come se noi rigiocassimo da capo e come la prenderebbero i protagonisti del gioco. Quindi qui dice, allora, qui dice. Bentornato, però qui, aspetta, bentornato a Pokémon, cioè nel mondo di Pokémon, cioè nel gioco Pokémon, ecco. Mi riconosci, giusto? Ti ricordi di me? Sono il professor Oak. Sei pronto a catturare tutti i 151 Pokémon? Lo sei? Lo so, detto così un po' cacofonico, però diciamo che sarebbe stato giusto dire sei pronto a ricatturare i Pokémon o a catturare i Pokémon, vero? E qui dice devi ricominciare il gioco perché Giovanni ha portato un pezzo di bronzo. Tu devi fermarlo al più presto. Qual è il tuo nome? Allora, noi potremmo usare il nome Ash o Red, cosa dite? Ma io mi chiamerei, se lo sapete, Vodka. Sì, Vodka. Sì, il tuo nome è Vodka. Questo è il mio nipote. Te lo ricordi? Lui sta con Giovanni, dannazione. Sembra Snake, di Metal Gear Solid. Ho dimenticato il suo nome. Aiutami, Vodka. Ma io chiamerei Gary per ricordarmi, cioè come il vecchio personaggio della serie Pokémon, quelli che. È giusto, ora mi ricordo che il suo nome è Gary, perfetto. Vodka, la tua missione dei Pokémon sta per cominciare. Quindi è un mondo di Pokémon per cominciare. Un mondo di sogni, avventure con i Pokémon. Ti aspetta, andiamo. Bene, iniziamo. Ok. Ah, io ve lo dico, non intendo fare la serie. E questo semplicemente andiamo dove arriviamo e sto per farvi vedere com'è questo gioco qui. Un attimo di confusione perché perdono così rapidamente. Ah no, aspetta, forse dovrei andare, sì. Andiamo qui, nel suo studio. Yo, podcast! No, sì, qui è proprio in slang. Il nonno è in giro. Bene, allora andiamo a fare un giro anche noi. Vedete, molte risposte molto più rapide che non dell'originale. Proprio le sentite alle volte. Ehi, Vodka! Sono il professor Rock. Ti stavo aspettando. Vieni con me. A prendere un po' nel mio laboratorio.
una lunga camminata. Cosa cacchio? È una lunga camminata. Semplicemente segui, una lunga camminata. In che senso? Cioè, ci sono già arrivati tutto, cioè, mi stai prendendo per il culo. Deve essere qualche battuta fatta apposta per prendere un po' per il culo di tutto. No, no, ci stavo da un po' che aspetto. Ieri non è andato col Team Rocket, perché io... Perché dove date un Pokémon? Perché sono tuo nipote. Ah già. Bocca. Gary. Sto per dirvi questo. Quando ero un ragazzo, ero un allenatore di Pokémon. La mia età... Io ne ho ancora tre, ma voi potete sceglierne uno, potete averne uno, scegliete. Grazie per la lezione di storia, no? No, per la lezione di storia, qui perché te lo sta prendendo in un po' di giro. Sei benvenuto, oppure sta arrivando poi indietro. Ora vodka, scegli. Aspetta. Cos'è questa funzione? Che è successo? Ora scegli. Che cacchio stava succedendo? È stato un casino? Non è ancora fatto. Ma io scelgo sempre Squirtle. Non, niente, è sempre la solita descrizione, non è. Quindi, tu vuoi il Pokémon Acqua Squirtle? Sì. Questo Pokémon è molto. È pronto. Oscar riceve Squirtle. Ti vuoi dire Squirtle? No. Non stiamo a dare i soprannomi, non sono stato. Cioè io non usavo usare i soprannomi. A parte le prime volte quando ero proprio un bambino, non facevo dargli i nomi per fare il Pokémon. Io prendo quest'altro. Gary prende un Bulbasaur. Bene, penso posso andarmene, ma praticamente parto la sfida. Aspetta, Bocca. Voglio mostrarti la potenza del Team Rocket. Si inizia la battaglia. Gary vuole combattere. Manda in campo Bulbasaur. Vai Squirtle. Allora, cominciamo subito. Ah, non abbiamo molta scelta alla fine, quindi spallata, Tackle spaccata, cioè non spaccata, spallata. Sarebbe attacco azione in italiano in realtà. Il passaro usa droga canto, sarà ancora spallata. Continuiamo così. Un pochino a rischio. Ma già perché non ho... Cazzo. Non sono passato a prendere la pozione, cazzo. Vabbè. Non ce l'ho con me, no. Speravo di avere qualcosa. E vabbè, rischio tutto. Tackle. Ne abbiamo anche spazzito, cazzo. Abbiamo perso. Sì, sono grandi o cose. Perché ho dimenticato di prendere la pozione, tutto lì, perché abbiamo perso. Sono a quest'ora.
Porca nonno. Smeglio later. Ci puzziamo più tardi. Che cazzo vuol dire? Magari era un... non lo so. Cioè... battute idiote o battute incomprensibili. Porca regno. Allena il tuo Pokémon per migliorare. Va bene, andiamo. Allora, io mi ricordo che ce la prendere anche la cartina qua. Ehi, hai Vodka, ciao Vodka, Gary. Dai, la curatoria. Non me la dai la cartina? Ah, già è vero, me la devi dare dopo la cartina, non mi ricordo. Allora, andiamo. Per di qua. E c'è una battaglia Pokémon. Difficile. Vado un po' più veloce la battaglia per non perdere il tempo. Allora, il market, dov'è che era? Eccolo qua. Ehi, tu vieni da palle e poi puoi fare questo pacco al professore. Oh cazzo, puoi portare questo pacco di Viagra al professore di Viagra per poco, ma no, puoi portare questo. Sì, puoi portare questo pacco di Viagra per Pokémon al professor Oak. Viagra. Va bene. Abbiamo preso il Viagra per Pokémon. Questo videogioco qui è qualcosa di fantastico. Fantastico. Scusate un po' la tosse e sentiamo le risate. Cioè, non me l'aspettavo questa, veramente. Il Viagra per Pokémon. Ok. Sono imbattata, attacchiamo e combattiamo. Oh, Vodka! Come va il Pokémon? Bene, vedo che vi piacete molto, che andate molto d'accordo. Deve essere talentuoso come allenatore di Pokémon. Cosa? È qualcosa per me? Ah, gli dà la parcella. Oh, scusa, la parcella. Cazzo? Ah no. Deve essere... vabbè. Allora, abbiamo dato il Viagra per Pokémon al professor Oak. E adesso? Da cosa mi sei nato? Un'inchiesta per voi due. Vedete qui sulla lavagna? C'è la mia invenzione, il Pokédex. È un... è un dispositivo che salva le informazioni sui Pokémon. Dovete prenderlo. È l'ultima, un'enciclopedia tecnologica. Vodka e Gary, prendetelo con voi. Vodka ottiene il Pokédex. Ok. Qui le solite cose, realizzate dai sogni, quando ero giovane. Ok, andiamo a prenderci la cartina.
Ok, l'abbiamo ottenuta. Ok, facciamo un po' di gioco ancora e poi concludiamo qui, era giusto per vedere com'era il gioco ed era quanto esilarante in alcuni tratti. Come il Viagra per Pokémon. Ok. Dunque, se non ricordo male, no, la saltiamo per la battaglia, non, tanto noi dobbiamo soltanto proseguire così per puro in un attimino arriviamo fino al bosco. C'è un solito livello 7. Ok. Il tango di allenatore. No, già ho sbagliato il tango. Ma non è un allenatore. E qui abbiamo un allenatore. Ok, figlia mosche. Sono avvelenato nel frattempo. Sono salito già a livello 8. Ho imparato bolla. Sono subito bolla. Però sono andato per poco. E va bene ragazzi, concludo qui. Ci vediamo la prossima volta con un nuovo gioco modificato da Pokémon. E fatemi sapere se lo volete che lo continuo anche, possiamo anche continuarlo, è abbastanza divertente. Se volete io lo continuo, non è un problema, lo riprendiamo e lo facciamo. Più in là lo potrei anche decidere di rifarlo. Quindi ci vediamo la prossima volta con un nuovo gameplay. Ciao a tutti!